funzioni. Cos'è Vagamarche? Di cosa vi occupate? Vagamarche innanzitutto è un gruppo, per adesso è un gruppo spontaneo di escursionisti, ma di persone che vogliono in qualche modo spingere altre persone a guardarsi proprio dietro l'angolo, anche a Civitanova, senza arrivare nei luoghi di alta naturalità, anche se quelli sono degnissimi di essere visitati, proprio per riscoprire la bellezza dei meccanismi che abbiamo visto dietro, qui al documentario, e la complessità di questi meccanismi proprio dietro l'angolo. E da qui cercare quindi di scoprire ogni aspetto da più punti di vista, quindi da un punto di vista storico, culturale con Mauro, da un punto di vista naturalistico, strettamente naturalistico con me, ecologico, e da un punto di vista agroecologico e anche della storia dell'agricoltura con Francesco Fofi, che adesso probabilmente sta lavorando e difficilmente riuscirà a venire. Lavora molto, soprattutto in questo periodo. E quindi cerchiamo di proporre, soprattutto in un luogo diciamo molto urbanizzato come Civitanova, la riscoperta della bellezza della natura dietro l'angolo, anche quella più scontata, anche forse quella più ruderale, quella più, antropizzata, quella che forse diamo per scontato essere una natura poco, poco degna. Ma anche lì ci sono quei meccanismi che abbiamo visto finora. È caduta una foglia, questo è eloquente, è la prova del loro lavoro. No, vabbè, vai Mauro. No, ma proprio una parola proprio in più per non farla troppo lunga. Giustamente Marco ha detto gruppo escursionistico, ma le escursioni possono essere fatte ovunque. Noi siamo ovviamente abituati, è bene che sia così, anche a pensare alle escursioni in ambiente innanzitutto montano, ma insomma la maggior parte del territorio marchigiano è invece fatto, costituito da un territorio collinare, poi la costa, e quindi come dire c'è tanto da scoprire, tanto da raccontare, perché poi quello che cerchiamo di fare nelle nostre uscite più o meno impegnative, di solito non sono troppo impegnative, volutamente, cerchiamo proprio di raccontare un po' il territorio. Per domani abbiamo messo in cantiere un'uscita che abbiamo già fatto alcune volte, che si chiama Civitanova Gando, che tra l'altro costituita da due parti, una da Porto Civitanova che arriva a Civitanova Alta e l'altra che ritorna giù al mare. E è un ottimo esempio proprio di quello che stavo dicendo, perché non è particolarmente impegnativa, ma fa scoprire delle piccole e grandi meraviglie. Insomma, l'ha fatta anche Michele, quindi la possono fare tutti. È tornato vivo, quindi Peppe no, perché no, io meglio di no. Però ecco, quello diceva Marco, delle piccole meraviglie dietro l'angolo, come dire, approcciate, guardate e raccontate da più punti di vista che quelli che sono quelli che sono stati proprio elencati. Siamo ancora giovani, però diciamo così, contiamo di avere una vita abbastanza lunga. Allora, in nome della gioventù vi faccio anche la mia De Peppe, perché noi ci annoveriamo in questa categoria, e dico questo: quanto è opportuno e importante lavorare, che in fondo siete tre insegnanti, lavorare con l'adolescente, con il giovane, per insegnargli il rispetto, l'interesse, proprio il piacere di vivere le vostre esperienze. Io qui ci ricollego subito alla piccola esperienza dell'area protetta che abbiamo a nord di Civitanova. Quella è un'area protetta istituita nel 94, è stata da subito seguita da Giorgia, qui presente, da Rita Bello Marì, un insegnante, da diversi insegnanti di scienze naturali, quindi è stata una sorta di tradizione. Poi che è stata tramandata 5 anni fa, l'ho ripresa in mano io e sono partito proprio da quello che ha detto Michele, cioè dobbiamo riportare quell'area, che è un'area marginale, considerata marginale, dunale, a conoscenza di tutti, ma soprattutto a conoscenza dei bambini e dei ragazzi, in modo tale che, è un approccio ormai forse scontato, però ripartendo da chi sta percependo ora, da chi sta immagazzinando ora, da chi sta
ricevendo e essendo anche magari bombardato da miliardi di informazioni, reinseriamo anche la possibilità di avere un luogo da tutelare, psicologicamente positivo, un luogo naturaliforme, e ripartire proprio dalla base, dai ragazzi, in modo tale che poi inizi un passaparola, soprattutto dai bambini delle elementari, ma anche quelle delle medie, e poi adesso con il liceo, anche con le superiori, in modo tale da diffondere questa consapevolezza della natura dietro l'angolo e dell'importanza di quella natura anche per noi umani, a cominciare proprio dal ruolo di quelle piante che noi consideriamo una sorta di steppa desertica, dunale, ma che fa la sua parte, il suo contributo, per esempio per l'erosione. Un'erosione che adesso del mare è maggiore rispetto all'accumulo, perché abbiamo costruito un porto che ci serviva, che blocca tutti i sedimenti. Di conseguenza, vedete che in un momento in cui certi equilibri sono stati squilibrati, noi possiamo nel nostro piccolo poter aiutare un piccolo lembo a ritornare a una certa naturalità, quindi sono completamente d'accordo. Io vi chiedo questo, ieri noi abbiamo fatto vedere due film di Edoardo Whisper e in realtà nella rassegna dedicata a lui ne erano tre. Sono nei suoi temi c'è molto, molta terra, molto territorio, c'è questa evocazione al, in qualche modo, a ritornare a una realtà agricola più primordiale. Oggi veniamo in scia a questo documentario che lo stesso ci ricorda come incredibilmente in ogni 24 ore insomma accadono delle cose straordinarie, e sappiamo tutti, ne hai appena accennato anche tu Marco, che purtroppo la nostra, chiamiamola, civiltà è molto abile a distruggere ogni cosa, no? Stiamo rovinando tutto, e tra l'altro tutta questa premessa ha un'altra chiosa, che è quella dei film dei 50 anni lì e di tutto più o meno un filo conduttore del nostro festival quest'anno, in quanto abbiamo anche raccontato, stiamo raccontando e racconteremo anche dopo, come c'è anche questa disgregazione, diciamo, sociale, c'è questo individualismo, basta pensare anche al primo film che abbiamo fatto vedere, che è La notte dei morti viventi, quando insomma dà la denuncia al capitalismo, eccetera eccetera. Allora, oltre alla pratica quotidiana di preservare, come possiamo recuperare come esseri umani un rapporto che sembra ormai perduto con il territorio, con la natura? Voi ne siete anche degli esempi, visto quello che fate. Allora, io qui un po' mi ricollego un po' al film, alla parte proprio finale, no? Allora, parte che, come ti ho accennato ieri, secondo me il doppiatore è Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, non è Vado Antonio, okay. Però non ce lo sapevo perché non stavo sul curriculum, non so scritto. Un'impressione mia, dopo invece è Vado Antonio. Però, detto questo, io vorrei partire proprio dalla parte finale e vorrei un po' ribaltare l'approccio, che è positivo, però è un po' quello, diciamo, dell'approccio ormai scontato e ecologico, ecologista, che purtroppo a mio avviso ancora non sta funzionando proprio per convincere che c'è un rapporto netto fra noi e l'ambiente, ma noi stessi siamo ambiente, ovvero che la terra continuerà, questo è scientifico, a girare per via della gravità, continuerà ad avere alternanza giorno notte per via dell'inclinazione dell'asse terrestre, e tutto quello che noi stiamo cercando di fare per recuperare questo legame con gli altri esseri viventi, le altre specie che hanno tutte una funzione, lo facciamo solo per noi. La Terra continuerà a girare anche senza di noi. Quindi questo è un discorso che stiamo facendo per rispetto delle altre specie che hanno una storia evolutiva enorme come la nostra. Ma se lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare proprio per noi. E qui passo la palla a lui, perché ci siamo posti l'ennesima domanda, con la stessa retorica domanda: ma com'è possibile che continuiamo ancora a non capire questo legame? Perché ancora non riusciamo noi come esseri viventi, che proprio sul documentario si dice esseri con facoltà di comprensione, di comprendere questa linea di collegamento, come facciamo ancora a persistere con determinati atteggiamenti? E qui parte un po' la parte antropologica e filosofica che lascio a Mauro.
che è la parte ovviamente quella più, più complicata e spinosa. Ovviamente il problema è gigantesco. Io il massimo che posso fare è così, dire due o tre cose per provare a dare un quadro dentro cui inserire la visione di questo bel film e poi le eventuali e probabili così, impressioni e riflessioni che voi avete svolto guardandolo o che svolgerete da soli. Com'è possibile che non facciamo nulla? Diciamo che se si può dire così, non la risposta, però il quadro dentro cui la filosofia mette da un po' di tempo questa domanda e comunque tutta la dimensione problematica che questa domanda evoca è il tema della tecnica, di cui si sente parlare anche spesso. Noi siamo una città di festival culturali, filosofici, eccetera. Ci sono stati negli anni anche interventi filosofici o meno in questo senso. Però io credo che sia utile perlomeno provare a chiarire questo, che la tecnica non è la tecnologia, innanzitutto. La tecnologia è la dotazione di strumenti più o meno raffinati che funzionano, che noi utilizziamo per fare certe cose, per compiere certe azioni. La tecnica invece è il modo di pensare e di agire dell'uomo. Da che esiste l'uomo o meglio ancora la specie umana, esiste la tecnica, cioè le selci appuntite per colpire, uccidere un animale, le corde, tutto quello che ci può venire in mente anche così dai ricordi del manuale di storia di quando andavamo a scuola, quella è già tecnica, ma la religione anche è tecnica, perché la tecnica è l'organizzazione di mezzi in vista di fini, per la realizzazione di fini. Allora la religione intesa come sistema di ritualità, di formule, di gesti e così via, esiste perché vuole raggiungere un fine, per esempio quello di tenere lontano un pericolo, invocare un fenomeno. Mi riallaccio en passant a quello che ho detto l'anno scorso, qualcuno di voi probabilmente c'era, ma probabilmente l'avrà rimosso giustamente. Quella è già tecnica. Questo che significa? Che l'uomo, da quando, tra virgolette, viene al mondo, spinge i limiti in cui si trova. Gli animali, abbiamo visto benissimo in questo documentario, si comportano in una maniera codificata, perché gli animali hanno, l'ho detto adesso, un comportamento. Il comportamento è un modo di fare, tra virgolette, codificato in base agli istinti. Gli animali fanno delle cose perché gli istinti gliele fanno fare. Significa che in risposta ad un determinato stimolo dell'ambiente, che può essere la luce, può essere il colore, può essere un movimento, un suono o altro, l'animale reagisce in una maniera codificata, cioè non può non reagire in un'altra maniera, farà quella cosa lì. Ok, questo è il motivo per cui non riusciamo ad acchiappare gli animali, perché li possiamo prevedere con una grande facilità, insomma non ci sfuggono. In questo senso l'uomo non ha istinti, non ha nemmeno l'istinto di sopravvivenza. Se stiamo oggi qui a parlare di questo film, perché se avessimo, è proprio perché non abbiamo per esempio nemmeno un istinto di sopravvivenza, altrimenti non saremmo con il problema ecologico che ci ritroviamo. L'uomo agisce, si deve reinventare ogni volta per quali fini vuole agire, quali strumenti vuole utilizzare. Quindi la tecnica è il modo di pensare, di agire dell'uomo, che ha solo un fine, quello di aumentare la propria potenza, cioè di funzionare sempre meglio. Non c'è uno scopo, diciamo così, connaturato, tra virgolette, anzi senza le virgolette, genetico nell'uomo. L'uomo deve decidere cosa fare e per quale scopo fare ciò che fa. Deve reinventarsi ogni volta il mondo. Questa volontà ha un motore, appunto, che è quello dell'aumento indefinito della potenza. Che significa aumento indefinito della potenza? La volontà non vuole conoscere i limiti, né relativi né assoluti. Qual è il limite dei limiti? È Dio. E per millenni la natura è stata Dio, e Dio è stato la natura. Cioè, come dire, i primordi, le fondamenta della cultura umana sono fatti da pensieri, azioni, eccetera, che rappresentano, possiamo usare questa immagine, l'uomo che si fa largo in mezzo a Dio,
in mezzo alla natura, si fa spazio, immaginiamola come una giungla, che uno entra con un macete e si fa largo, si crea il proprio spazio. Marco giustamente prima parlava di ambiente, l'uomo non ha un ambiente, gli animali hanno un ambiente, l'uomo non ce l'ha, tanto che può vivere nel Sahara e può vivere in mezzo al ghiaccio, perché vuole farlo e perché appronta i mezzi per fare questo. La faccio breve: se il motore di ciò che l'uomo pensa e fa è l'aumento indefinito della potenza del proprio agire, cioè l'aumento della capacità di approntare dei mezzi in vista dei fini, non riusciamo a darci un limite, cioè non riusciamo a fermarci, perché tutto sommato, se noi siamo arrivati a questo punto, era perché un po' era inscritto nel nostro destino. Questa è la questione filosofica, ripeto, ovviamente è complessa, è questa qui: è nel nostro destino. Potevamo non arrivare a questo punto? Guardando indietro ai tanti millenni, probabilmente no, e provo a chiarirlo in questo senso. La tecnica, ho detto prima, era sempre la religione, ma nel senso in cui utilizziamo questo termine di solito, per tecnica intendiamo la tecnica basata sulla scienza, cioè quel salto che la tecnica fa con la nascita del sapere scientifico, quindi il sapere innanzitutto matematico, fisico e così via, porta ad un'accelerazione della tecnica. Questo quindi, proprio facciamo un ripasso, 1500, 600, 700, 800, la rivoluzione industriale, c'è un'accelerazione incredibile, cioè praticamente in una manciata di secoli abbiamo fatto delle cose che non erano nemmeno immaginabili nei millenni, nelle decine di millenni precedenti. Ma noi abbiamo chiamato questo, che coincide con la progressiva distruzione del pianeta, lo abbiamo chiamato progresso. Il progresso non è un termine neutro, è una specie di complimento: bravo, sei progredito oggi a scuola quest'anno. Se non dico progresso, è un termine, diciamo così, moralmente già connotato, è qualcosa che siamo contenti che è accaduto. Quindi, di nuovo, in maniera molto veloce, se il progresso è l'accelerazione vertiginosa e l'aumento, come dire, esponenziale della forza della tecnica, e però non può coincidere, non può che coincidere anche con un aumento incredibile della modificazione della natura, fino al punto di arrivare a mettere in discussione le condizioni della nostra sopravvivenza, perché questo ne stiamo parlando. Allora com'è possibile che l'abbiamo chiamato progresso tutto questo? E ancora lo chiamiamo progresso, voglio dire. E poi, e chiudo, se volete aggiungere qualcosa, magari ci fanno altre domande, vediamo che questo per esempio non riesce a fare breccia, per esempio, neanche nei programmi politici. Nei programmi politici si parla, sì, come gestire i rifiuti e così via, non riesce a fare una breccia etica questo problema, perché fondamentalmente anche gli ecologisti, al di là di quello che poi può significare questa parola, più accaniti, in fondo non vogliono e non possono mettere in discussione radicalmente la civiltà umana, perché, ripeto, questa è la tragedia storica dell'uomo: la civiltà umana corrisponde con una modificazione incredibile del regno naturale, che ricordava Marco, sopravviverà tranquillamente, per fortuna, anche dopo di noi. Però questa modificazione porta ad erodere proprio le condizioni della nostra sopravvivenza. Siamo talmente tanto dentro questa storia tecnica che non riusciamo, come dire, a fare un passo indietro e a guardarci fuori e anche a porci quella domanda che chiede: ma davvero possiamo andare avanti così? Davvero vogliamo andare avanti così? Su questa riflessione vorrei qualche domanda da parte del pubblico. È una minaccia se glielo dici così, no. La domanda sorge spontanea, diceva Marzullo. Sono cose. Non sorge. Grandi. Dici qualcosa tu, Marco? Non bisogna mai perdere la speranza, nel senso che se anche immaginiamo che sicuramente la tecnica ci salverà. Vediamola da un punto di vista esattamente opposto, ok?
e questo progresso ci sta dando dei segnali negativi. Immaginiamo invece che alla fine riusciremo a scovare un'invenzione tecnica che o una tecnologia che ci permetta di sopravvivere meglio. Questa cosa qui potrebbe capitare come non potrebbe capitare. In un discorso di principio di precauzione è opportuno, dato che cominciamo ad avere dei segnali per noi, per la nostra stessa salute, ma leggendo la qualità della vita e le dinamiche delle popolazioni, degli animali e delle stesse piante, cominciamo ad avere dei segnali negativi. Allora forse nel nostro piccolo è importante riuscire a fare piccolissimi sforzi, parlare con le persone al bar, per strada, e provare a dire: prova a consumare un po' di meno, prova a evitare di prendere la macchina. Poi siamo completamente immersi nella contraddizione, noi viviamo nella parte fortunata del mondo. Allo stesso tempo però non dobbiamo porci con una sorta in pratica di atteggiamento caritatevole verso questi meccanismi complessi. Noi facciamo parte di questi meccanismi, possiamo aiutarli, perché noi, la nostra azione principale è quella fondamentalmente di sforzarci di consumare di meno per aiutare proprio questi sistemi naturali. Facciamo questo sforzo continuo, ma lo sforzo anche di essere critici con noi stessi, a cominciare dall'acqua, della doccia, del lavandino, dello sciacquone, e la forza di avere la voglia, nonostante siamo stanchi, di parlarne con altri. Questa per me è l'unica speranza per aiutare i sistemi naturali, come consiglio, almeno con me all'interno in pratica del mio ragionamento e della mia scala locale sta funzionando. È una considerazione chiedo, adesso poco fa Mauro diceva la questione ambientale nei programmi politici, allora anche se è stata accennata questa cosa mi è arrivato in mente il discorso del turismo rispetto all'ambiente, cioè c'è sempre forse una sottovalutazione di quanto invece vale lo stesso per i discorsi degli artistici, della bellezza in generale, cioè c'è questa sottovalutazione come se con la cultura, con l'ambiente poi non si faccia nemmeno, visto che poi alla fine tutti sono materialisti, si parla di soldi, alla fine sembra che non convenga investire in questo, invece presumibilmente non è così. Beh, innanzitutto noi stiamo vivendo un momento storico in cui c'è una crescita davvero vertiginosa dell'interesse verso quello che viene chiamato di solito il turismo responsabile, cioè turismo che fa attenzione ai consumi, fa attenzione, come dire, a non andare troppo a rompere le scatole magari agli animali, agli habitat naturali e così via. Quindi c'è una crescita di questo, diciamo così, che fa anche ben sperare. Però forse da un certo punto di vista bisognerebbe anche smettere di chiamarlo turismo, perché comunque il turismo va da sé che come proprio concetto dall'idea comunque così di un qualcosa di abbastanza frivolo. Forse bisognerebbe trovare il modo, trovare il termine giusto per definire quello che in qualche modo è un desiderio di un contatto un po' più vero, un po' più autentico con gli ambienti naturali. Bisogna fare attenzione, con Marco ad esempio e Francesco ne abbiamo parlato tante volte, anche come dire si parla di commercio, si parla di soldi, quindi l'obiettivo di solito è quello di spostare più gente possibile per ricavare maggior profitto possibile. Va da sé che bisogna fare attenzione a mantenere un equilibrio, perché se voglio fare turismo responsabile poi mi propongo di spostare masse di persone in ambienti naturali fragili, delicati, insomma sono dentro una contraddizione. Ma qui, come dire, per dare un ulteriore elemento di concretezza, la settimana prossima Neri Marco Re annuncerà il programma di quest'anno di Risorgi Marche, che sappiamo tutti di cosa si tratta. Non voglio entrare in un giudizio ovviamente di questa attività, però ha le sue contraddizioni, è esattamente questo che volevo dire, non voglio entrare nell'utilità o legittimità o meno di questa iniziativa, però ha le sue contraddizioni, perché anche lì
vediamo, si tratta di un turismo responsabile / ecologico, come dire, mordi e fuggi, stimolato e motivato dal grande nome musicale, ma magari faranno anche teatro, non lo so, insomma, dal grande nome di richiamo. Insomma, questo movimento veloce giornaliero di grandi masse di persone, perché l'anno scorso sono arrivati a diverse migliaia, insomma, per singoli concerti diverse migliaia di persone, tra virgolette, sbattute in un ambiente naturale, che poi se ne tornano a casa, avendo capito poco, nulla di dove stavano. Quindi ecco, ripeto, non voglio giudicare, cioè, ovviamente è la mia opinione, però è evidente in quel caso una contraddizione. Siamo reduci dal terremoto che continua ad interessarci, e sono utili, sono sensate questo tipo di iniziative, soprattutto in prospettiva. Qui ritorno a quello che diceva Peppe, cioè è questa la strada su cui vogliamo andare avanti per ritornare al territorio? Faccio delle domande e non do delle risposte. Stiamo consumando energia questa sera. Come viene prodotta questa energia? Ci sono le centrali a carbone. Diceva, bisogna cambiare il nostro piccolo. Se voi vi ricordate il 2008, io pensavo ci fosse stato, sarebbe stata una grande rivoluzione, cioè un cambiamento radicale su tutto quanto. Non è cambiato niente. I fazzoletti di carta, ho scoperto che quel simbolo che come dire, taglia gli alberi per ripiantare, sta distruggendo un'intera foresta e piantano alberi che non c'era niente con quel territorio. Io uso il fazzoletto di stoffa, io sono contro il riciclaggio, il riuso, nessuno parla del riuso. Non abbiamo, in giudizio mio, non abbiamo speranza se andiamo avanti così, ma siamo noi, cioè, come dire, quello che noi facciamo sta andando tutto in una direzione sbagliata. Lei diceva dobbiamo cercare di fare il nostro piccolo. Io ho difficoltà nel mio ufficio a far usare la carta riciclata. Usano carta buona per prendere appunti, non lo capiscono. Le penne una volta usate le buttano via, ma scusa, perché non cambiate la parte dentro? Non lo fanno nel piccolo. Dico, continuiamo a usare bottiglie di plastica, ma ci sono i rubinetti, perché usiamo ma non soltanto qui che uno dice buono o non è buona. Io ho vissuto in posti in un'alta montagna dove andavano a comprare l'acqua. Bressanone, se uno va sui supermercati, vede le mele e le pere che vengono dall'Argentina, l'ho visto io con i miei occhi, perché lì erano finite. E giudizio mio, non abbiamo una grande speranza di sopravvivenza in questo modo. Allora, la tendenza è quella, l'impressione sulla fiducia dell'uomo per me è simile, nel senso che ho sempre pensato di poter trovare una soluzione, o comunque che qualcuno, anche magari tecnologicamente, la potesse trovare. Però la nostra natura ci sta dicendo in pratica che siamo una sorta di specie recidiva, l'unica specie che è capace di cambiare l'habitat che la ospita. Ora, in questa visione sarebbe inutile fare qualsiasi cosa, eppure per aumentare la probabilità, anche di poco, di poterci salvare e di salvare le altre specie, io per adesso non vedo altra soluzione che questa rete locale, che questo sforzo critico. Poi sono il primo a bilanciare fondamentalmente quello che è il consumo di energia a livello industriale rispetto al nostro sforzo di spegnere le luci di casa, o di prendere una brocca di vetro invece di una bottiglia di plastica, o di evitare di prendere una volta la macchina, o evitare di prendere l'aereo. Ripeto, viviamo nella contraddizione, è molto probabile, anch'io penso che andrà così. Non sappiamo se la Terra sarà più resiliente di noi. Da un punto di vista gravitazionale e di risorsa sole, sicuramente. Quindi per questo ho detto che vivrà senza di noi. Però alzarsi la mattina e non avere un minimo di speranza renderebbe tutto più difficile. Quindi se anche abbiamo un 1% di possibilità, ognuno provi a scovare un modo per rendere il suo impatto minore. Posso proprio 20 secondi, perché dobbiamo chiudere. Interessante, perché la speranza è una categoria religiosa, poi nell'accezione in cui siamo noi è una categoria
cristiana. E la speranza fa parte del pacchetto concettuale del progresso. Cioè, c'è una sorta di fregatura di fondo per cui la speranza è quella cosa che gli fa dire, beh, in qualche modo dovrà pure andare meglio. Che però, per capirci, è quella cosa, tipo, vabbè, non c'è giustizia umana, non c'è giustizia sulla terra, ci sarà pure una qualche forma di giustizia per cui i conti torneranno. Sto cercando di spiegare il meccanismo psicologico e poi anche etico, politico, della speranza. Per cui, a mio avviso, ma poi ne parliamo durante una passeggiata io e tu, perché sennò li ammazziamo dalla noia, la speranza può essere un trabocchetto in questo senso, perché a te magari motiva, cioè tu riesci ad essere, come dire, magari mantenuto in attività, per altri, come dire, vabbè, dovrà pur succedere qualcosa che in qualche modo ci tira fuori dal guado. È esattamente questo il meccanismo del progresso, cioè la deresponsabilizzazione di fondo. Una cosa che è interessante, davvero chiudo, è che tutto quello di cui stiamo parlando sono questioni etiche. Etica, parola che viene dal greco ethos, che significa casa, il modo di vivere. Quindi in realtà tutto quello che riguarda l'etica riguarda la nostra casa, cioè il modo in cui noi viviamo e il posto in cui viviamo. Grazie, e noi dobbiamo chiudere perché ci sono altri ospiti poi più tardi. E grazie ancora a Vaga Marche. Grazie di cuore, grazie a voi di averci dato la possibilità di contribuire. E chiudiamo ricordando l'appuntamento delle 9:15 con i relatori. È un appuntamento a cui teniamo tantissimo, di 50 anni di la nostra sezione, che poi sono anche in sala Giulio San Giorgio e Ilaria Feule. Sono in sala, un applauso a loro, e li rincontreremo insieme a me e a Peppe alle 9:15 sul palco, e poi ci sarà la serata del cortometraggio. Buona serata e buon appetito.